Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo tornati qui in questo nuovo video. Oggi siamo sempre a tema destino sfuggente. Io sto registrando di seguito allo scorso video. Infatti ho lasciato lì anche lo sfondo dello scorso video. Vi ricordo di andarvelo a vedere se non lo avete ancora visto, perché abbiamo trovato, oltre a quelle carte, delle altre carte che ho tolto, ma comunque molto carine. Qua ci sono i due quadretti con destino sfuggente e luna pallida GX. Ora andiamo ad aprire questa fantastica collezione di Mew con la spilla, che è questa, e la carta olografica promozionale di Mew, bellissima, e le tre bustine con artwork di due Mew e un Charizard in mezzo, che fa veramente fighissimo. Signori, carichi con il Charizard trovato, siamo pronti a fare From Zero to Doubles and speriamo di trovare un altro Charizard in questo spacchettamento, anche se sono solo tre bustine, ma comunque la possibilità c'è. E non si sa perché non abbiamo ancora pesato le bustine, ma nel mentre andiamo ad aprire questa bellissima collezione, se possiamo, senza rovinarla, quindi andare a fare così. Ora ve la apro e poi ci risentiamo, che non mi faccio male. Eccoci qui, aperta la collezione, voilà, guardate come si sfila bene. Andiamo ad aprire il tutto. Olè, quanta professionalità. Andiamo, oppala, ce l'ho fatta. Ora prendiamo subito la spilletta, è saltata fuori da sola, sto facendo un casino assurdo. Ecco qua la spilletta del Mew, veramente bellissima, ottima spilletta, veramente fantastica. Tra l'altro è in metallo, per chi se lo chiedesse ve lo faccio vedere al contrario, ma sono più comodo così, ragazzi. E niente, la mettiamo via, la metto in sfondo se riesco a mettergliela. Signori, meglio di così non riesco a metterla, ma probabilmente non la vedrete nemmeno. E la carta di Mew olografica con sotto il codice le vado a mettere via, perché siccome sto registrando di seguito e non ho le sleeve, codice via, non ho le sleeve perché le ho finite, come vi ho detto le ordinerò presto, e appena le ordino, tac, gliela vado subito a mettere dentro. La mettiamo lì e qua c'è un po' di spazio per un altro eventuale Charizard Ultra Shiny. Tre bustine molto molto belle, ma prima Gino il bilancino ci andrà a dire se troveremo qualcosa di interessante o meno. Andiamo a pesare prima i due Mew, 21 e 60, non tantissimo, si può fare meglio. Altro Mew, vediamo quanto pesa. 21,64, accendi la luce, 21,64. Andiamo a vedere infine il Charizard, 21,72. Il Charizard è quello che pesa di più. Purtroppo non mi ricordo se ho pesato quando trovai il Charizard, non mi ricordo né se l'ho pesata né quanto pesava, nel caso troveremo qualcosa di buono o no. Tra l'altro vi ricordo che anche se le bustine pesano tipo, non so, 20,70 grammi, non è detto che per forza ci sia qualcosa di bello, è probabile che ci sia qualcosa di pesante, ma ovviamente il packaging cambia da bustina a bustina. Andiamo ad aprire questo Mew sperando di salvarlo, anche se la vedo dura perché si apre molto male. Eccoci qua con il pacchettino, andiamo a tirare via il codice, mettiamo lì il Mew che nello sfondo non ci sta, tricchettozziamo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, non so, niente ruvido, ma consistenza non ho capito bene, però Geodude, Pikachu, Clefairy, Cubone, Jigglypuff, l'energia psico, addetta al centro Pokémon, suggerimento di Sabrina, Sinter o Sinter come volete, il Mew che non è come quello bellissimo ma è comunque un Mew, e vediamo, attenzione, reverse di Psyduck reverse con Emicrania 20. Per il momento lo mettiamo lui in sfondo, se troviamo qualcosa di meglio ovviamente andremo a sostituirlo, perché troppe cose non ci stanno. Ora altro pacchettino di Mew, andiamo a metterlo lì un attimo, togliamo il codice e andiamo a vedere 1, 2, 3, 4, 1, 2, non ho sentito nulla di che, forse ho invertito l'1, 2, ma vabbè. Caterpie, Ekans, Paras, Charmander, Slowpoke, l'energia psico, Jinx o come lo volete chiamare, addetta al centro Pokémon, Metapod, Arbrok che secondo me non l'avevo ancora trovato, e
Paras Reverse. Signori, andiamo a vedere la busta che pesa di più, se ci farà sostituire lo sfondo, che sinceramente non è bellissimo con quelle due reverse e basta. Vabbè, c'è quelle, ma le abbiamo trovate nello scorso pack opening. Quindi andiamo ad aprire questa bella bustina e troviamo qualcosa di bello da questo Charizard di artwork. Oh, sembra che l'abbiamo salvata bene, in realtà non male, diciamo. Oppala, ecco qua il pacchettino di Charizard, lo mettiamo via, codicino, e andiamo a vedere 1 2 3 4 1 2. Probabilmente niente nemmeno qui, ma vabbè, che vi devo dire, signori, io speravo in bene. Geodude, Pikachu, Clefairy, andiamo un po' più con calma in questo pacchettino, magari, che ne sapete, che c'è l'unica soddisfazione della giornata, magari un GX normale, dopo Cubone abbiamo un Jigglypuff, cioè non chiedo tanto, magari un solo GX normale, sarebbe bello trovare quel Mewtwo GX Ultra Shiny, ma se proprio non mi vuoi dare se mi vuoi dare l'energia, sto molto male, perché non mi piace l'energia, però se mi dai la determinazione di Misty, sto male lo stesso. Anche Jinx non mi piace tanto. Mi piacerebbe trovare il Mewtwo Ultra Shiny GX, anche se io mi accontento adesso di una GX abbastanza classica, dai. Poi, addetta al centro Pokémon, Jolteon, e l'ultima carta è una reverse. Mannaggia ai pesci fritti, Staryu reverse. E niente, signori, due reverse di tipo acqua e una reverse di tipo erba per questo spacchettamento. Purtroppo nulla di che in queste buste di destino sfuggente. Io spero di riuscire a recapitare altre cose di destino sfuggente, perché ultimamente siamo un po' a secco. Manca ancora la collezione con spilla di Mewtwo, che spero di riuscire a recuperare in qualche modo, perché ultimamente le cose di destino sfuggente sono andate da parecchi siti sold out ed esaurite. E speriamo che ne riesca a recuperare una qualche edizione, io spero che ne ritrovino da qualche sito, come già detto. E niente, io vi saluto e vi ringrazio, vi ricordo di seguirmi su Instagram e vi lascio al prossimo video di Destino Sfuggente. Vi ricordo sempre anche di iscrivervi al canale, che ultimamente stiamo un po' crescendo, molto lentamente ma con calma si cresce. E io vi ricordo anche di lasciarmi un commentino se vi va, che se volete dirmi qualcosa, le vostre impressioni eccetera, cosa avete trovato, o proporre scambi o qualsiasi altra cosa, box commenti qua sotto, vi ricordo i commenti. E niente, con questo sfondo non granché ma nemmeno così male, ci salutiamo, un po' tristi per questo spacchettamento, perché tre bustine, tre reverse, no gioco, non mi piaci. E almeno abbiamo trovato la holo di Mew, ma come detto, speriamo di recapitare qualcos'altra cosa di destino sfuggente, anche se perché ultimamente, come detto, sono un po' a secco con le collezioni di destino sfuggente. E niente, vi saluto e vi ringrazio veramente stavolta, e noi ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi. Ciao ciao.